sera la trasmissione è intitolata Di palo in frasca, vale a dire da un animale all'altro, senza nessuna relazione fra uno e l'altro, nessuna affinità, nemmeno stesso luogo d'origine. Cioè sono animali diversi e disparati e sono stato scelto questo argomento per accontentare le richieste diverse dei vari telespettatori. Quindi stasera ci saranno animali di ogni genere e Lombardi me ne spiegherà gli usi e i costumi. Questa sera, come ha detto la signorina Bianca Maria, abbiamo una varietà di animali, non molti, ma sono lieto a potervi comunicare che vi presenterò uno fra questi esemplari che raramente si vedono negli zoo e credo che sia uno dei tre esemplari che in questo momento abbiamo in Europa. E sarà veramente un esemplare stupendo, è uno dei più belli e dei più rari. Sono particolarmente felice questa sera perché questa mattina ho avuto un grande dono. Ho avuto un dono di un figlio della Flores. Tutti mi hanno scritto per sapere come finì la famosa lotta della Flores con Sultano. E accontento tutti. Vi dico solo che quando io uscii di gabbia, Flores ebbe la meglio sul maschio, grande Sultano che mi aveva savito. E rimise subito le cose, le sistemò, vale a dire dopo una sfuriata tutto si calmò e ciascuno ritornò nella sua gabbia. Questa leonessa passò in vari zoo e finì a uno zoo che si chiama lo zoo Manucci, uno zoo viaggiante che ha avuto il grande piacere di dare molti piccoli a questo signore. E gli ultimi tre sono nati in drammatiche occasioni, in quanto che sono nati 60 giorni fa sotto 2 metri di neve. Questi tre nati, due sono morti e uno rimase. Il superstite me lo dedicò per me, me lo lasciò a me. E dopo i 50 giorni che si lascia di solito il leoncino alla mamma, ecco che stamattina ho visto arrivare questo bellissimo esemplare che è il figlio della Flores e si chiama, ecco che già reclama, Andalù, eccolo qua, ecco qua, Chuck. Ho messo a nome Chuck a questo bel esemplare che, come qui lo vedete, i suoi 50 giorni li ha già tutti in nervoso, in muscoli, ma non ancora in cattiveria. Di questo bel leoncione ne farò un campione. Ho promesso che lo terrò sempre con me. E se riuscirò nel mio intento, voglio per la prima volta cambiare il destino dei leoni. Prima i leoni venivano catturati in Italia, in Africa e portati in Italia o nel mondo, nell'Europa o nell'America. Io questo leone che è nato a penne sotto 2 metri di neve nella nostra Italia vorrò portarlo in Africa e lì lasciarlo perché continui una grande razza di leoni che sono i figli della cara Flores che salvò la mia vita. Ebbene, che cosa c'è? Che cosa c'è? Perché sei così nervoso? Perché sei così nervoso? E lo terrà con sé e come lo potrà nutrire? Io cercherò di cambiare l'alimentazione, come ho già fatto dei leopardi, piano piano cambiare l'alimentazione da carne cruda a cibi cotti. Per evitare che diventino feroci. Che diventi lei più crede feroci. Che ci si possa riuscire? Ci sono riuscito con dei leopardi e spero riuscire anche con questo. E per quanto tempo può durare questo? Questo potrà durare naturalmente, io potrò tenerlo con una grande sicurezza per 2 anni con me, anzi non con me, ma con anche i miei familiari. Dopo i 2 anni naturalmente dovrò prendere delle precauzioni. E mi auguro che per quell'epoca io potrò essere già in Africa con lui. Quindi andremo a trovarlo e ci verrà ad accogliere il leone. Dunque, per adesso un arrivederci e passiamo alla trasmissione della serata. Andalù. Ha coraggio? Sì, sì. Vede sì, che... sia fino a 60 giorni, va bene. Fino a 60 giorni. Ecco qua. Oh, qui chi c'è? Ecco qua. Questo è un trampoliere interessante che viene chiamato dagli afori, dagli arabi, la cicogna gozzuta. Se n'è andata. Questa cicogna gozzuta, il marabò, è lo spazzino dell'Africa, uno dei trampolieri più utili che abita l'Africa e l'Asia. Senza questo animale, e naturalmente altri animali che fanno
la parte anche loro del becchino o dello spazzino, certamente molte malattie si propagherebbero per questi paesi. Mercé l'ausilio di questi animali, tutto distruggono e tutto tolgono di mezzo con grande rapidità, perché sono insaziabili divoratori. Ma si nutrono quindi anche di carne putrefatta? Carne putrefatta in prevalenza, in quanto che hanno dei succhi gastrici, hanno un ciclo digestivo talmente forte che sono immuni a qualunque malattia infettiva. E quindi loro girano liberi praticamente perché sono di una certa utilità nei paesi dove... Il marabù è utilissimo e anzi è protetto e non si potrebbe prenderlo. Con dei permessi speciali e particolari si possono prendere un certo numero e la cattura viene effettuata lanciando un pezzo di carne legata a una lunga lenza, a uno spaghetto, a un cordino. Questi insaziabili divoratori mandano giù il boccone e rimangono presi all'amo. Quindi loro mangiano sempre, continuazione? In continuazione. Alla sera vanno a pollaiarsi sugli alberi e anche lì si possono catturare, in quanto che alla notte non volano, non fuggono, anche all'avvicinarsi. E il loro sistema di difesa sarà quel lungo becco? È il lungo becco, è un becco terribile e ha una forza non indifferente, in quanto che può essere molto pericoloso. E particolarmente loro mirano alle parti lucenti, vale a dire agli occhi. Sono attratti dal brillio. E perché si catturano? Qual è la loro utilità? L'utilità di questi animali per la cattura, sia come animale zoologico, in quanto che è sempre un animale curioso, è un animale molto strano a vedersi, ma sì, particolarmente per il piumino che veniva adoperato per essere, diciamo, ornamento ad abiti femminili. Sì, all'Ottocento erano molto di moda. E ha il collo completamente pelato. Ha il collo pelato, hanno una gran sacca sotto il becco, e possono ingerire addirittura anche un chilo e mezzo di carne alla volta, facendocene dei grandi, come un piccolo deposito, un maloppo sotto il becco. E quindi se hanno uno stomaco così potente, c'hanno un po' tipo lo struzzo, possono digerire... Io direi che il marabù si dovrebbe dire uno stomaco da marabù, non da struzzo, perché lo struzzo è prevalentemente erbivoro, è granivoro, mentre lo struzzo è carnivoro e ha una... può ingerire qualunque specie. Ho visto mangiare dei pezzi di cuoio. Addirittura una volta posai una pinza e mi mangiò la pinza. Beh, non la digerì. Non so che cosa successe, ma comunque non stette male. Ora cerchiamo di catturarlo e questa è una cattura in studio che cerchiamo di... Vieni qua, amore, non fa fare, caro, io non ti faccio male. Adesso tu mi dai la beccata, un beccozzo, ma io cerco di prenderti subito così e non ti faccio neanche male. Vieni. Aspetta, piano. Eccolo. Hanno sempre, questi animali, hanno sempre la testa spelacchiata, non perché sia una malattia, ma si può dire è uno sfogo naturale. Sotto il sole sono come continuamente piagati, ma questo non è una malattia, è una, come ho detto, è uno sfogo che viene a tutti gli esemplari. Le ossa di questi animali sono vuote e la pelle ha delle prominenze piene di aria che serve proprio per il volo, per renderli più leggeri. Ora lo rimettiamo. Andalù,